Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video, il The End of the Year Book Tag, che sarà pubblicato il 24 dicembre, quindi intanto buon Natale, buone feste, buon anno nuovo. Questo book tag racchiude tutto l'anno ormai finito e soprattutto la seconda parte dell'anno, dato che di solito a metà anno si fa di consueto il Mid-Year Book Tag, però insomma racchiudiamo un po', facciamo un riassuntazzo del 2021 soprattutto a livello di letture e partiamo con la prima domanda. C'è qualche libro che hai iniziato quest'anno e vorresti finire? Beh, decisamente sì, si tratta del Silenzio degli Innocenti di Thomas Harris. L'ho iniziato ieri sera, sono a pagina 45 e dovrei finirlo in realtà entro la fine dell'anno, non è gigantesco, insomma, quindi dovrei farcela. E poi vorrei rileggere, proprio appunto una rilettura di Canto di Natale di Charles Dickens, ma in inglese. Poi vi farò sapere com'è andata. Seconda domanda, c'è un libro autunnale che ti aiuta a transitare verso la fine dell'anno? Beh, decisamente sì, si tratta del secondo volume della Spada della Verità, quindi La Pietra delle Lacrime, e questa copertina super figa, anche il primo in realtà è più o meno così, però questo secondo bellissimo. Poi naturalmente c'è anche un altro libro che è Game of Thrones, questo è il terzo che sto ancora leggendo da una vita, però insomma mi ricorda più non l'autunno, più l'inverno che è entrato da pochissimi giorni rispetto a quando vedrete questo video. Poi, terza domanda: c'è una nuova uscita che stai ancora aspettando? In realtà no, perché io mi concentro su più le serie TV, diciamo con la data di uscita, perché io se una serie TV esce tot giorno, io tot giorno la devo vedere. Per i libri non mi faccio scrupoli in realtà, solo nel momento in cui ho tantissimo hype verso quel libro, allora sì. Tipo quando è uscito Nevernight, io avevo proprio alle stelle l'hype e quindi lì l'ho comprato proprio il giorno in cui è uscito. Per gli altri no, ripeto, per le serie TV questa mania che ho. Prossima domanda, quali sono tre libri che puoi leggere entro la fine dell'anno? E allora, sicuramente la trilogia del Signore degli Anelli in inglese. Io ho solamente il primo, The Fellowship of the Ring, in questa edizione super mega figa, quindi dovrò recuperare anche il secondo e il terzo e vorrei anche leggere L'Hobbit, quindi sono quattro in realtà. Poi ce ne sta anche altri, però qua dice tre, vabbè io citerò un'altra trilogia che si tratta della trilogia della Corte di Rose e Spine di Sara J. Maas. Io questo l'avevo già letto il primo, però lo dovrò rileggere perché non mi ricordo quasi niente, per poter poi recuperare il secondo e il terzo. E poi prossima domanda. C'è ancora un libro che potrebbe sorprenderti e diventare il tuo preferito dell'anno? Sì, ce n'è uno che si tratta Il destino dell'orso di Dario Correnti. Dario Correnti in realtà è un pseudonimo di due autori che non so chi siano, in realtà dovevo informarmi prima magari, e si tratta di un thriller, penso. Sì, è un thriller e la copertina mi ispirava molto, poi in realtà io l'ho comprato insieme a Il Silenzio degli Innocenti, che è infatti la stessa edizione perché era in offerta, due libri mi sa 9,90, solitamente la Mondadori lo fanno, queste offerte così, e non mi aspettavo niente all'inizio, infatti non mi sorprende che non mi sorprenda, scusate il giro di parole. Non sapevo come dirlo, però potrebbe sorprendermi e diventare il libro dell'anno, sicuramente del 2022, perché quest'anno non ho più tempo per leggere altro. E niente, poi ecco l'ultima domanda. Vorrei fare un attimo un discorso che ho fatto sempre praticamente, però per chi è nuovo non lo sa. Hai già cominciato a fare piani libreschi per il 2022? Allora, io di piani non me li voglio fare più. Soprattutto per quanto riguarda i libri, perché io sono fissata più per le serie TV in questo senso, adesso vi spiego meglio.
Ripeto, intanto, se una serie TV esce, una stagione di una serie TV esce tot giorno, io devo vederla tot giorno. Se non ci riesco, non sto bene con me stessa, o comunque nei giorni successivi, se aspetto troppo mi passa l'hype. Quindi, come stava per succedere per Squid Game, poi per fortuna l'ho ripresa quasi subito perché vedevo tutti questi meme su Instagram e quindi ho dovuto recuperarla quasi subito, appena dopo l'uscita di Squid Game, appunto della prima stagione. Per esempio, anche per La Casa di Carta è uscita di recente, il 3 dicembre, l'ultima parte della quinta stagione. Io mi sono sentita male, cioè io ho recuperato, tre episodi proprio il 3 dicembre, poi non ho avuto tempo quel giorno e mi sono sentita male, veramente, ve lo giuro, a recuperare quei due episodi che mi mancavano il giorno dopo. Sto male, lo so, sto fissata, quindi i piani libreschi non me li faccio più perché voglio andare a sentimento. Per i libri ho deciso che vado a sentimento, quello che mi sento di comprare, compro, e quello che mi sento di leggere, leggo. Certo, ci sono molti hype ancora in sospeso, sia nella mia libreria che da comprare ancora, però sono piani un po' così presi alla leggera. Per le serie TV invece sono molto più fissata, cioè ovviamente cioè, per esempio sto aspettando la serie TV del Signore degli Anelli che uscirà prossimo anno a settembre 2022, cioè io non ce la faccio più, cioè veramente quello per me quel giorno è sacro, cioè io già da adesso, già da quando hanno in realtà annunciato la data, io quel giorno me lo sono preso libero, cioè me lo prenderò libero sicuro perché io non ce la posso fare se no. Quindi sto su questo, sono più in fissa per le serie TV che per i libri. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, vi lascio le domande nell'info box nel caso voi vorreste rispondere con un video, con un post sul vostro blog, su Instagram, dove volete, oppure semplicemente giù nei commenti, così ci scambiamo qualche opinione. E iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!